Un viaggio nel passato che tocca i periodi dell'emigrazione verso il nord Italia e il resto del mondo, ma anche uno dei periodi più bui della storia, quello delle persecuzioni naziste con lo scopo di tenere viva la memoria soprattutto per i più giovani. Tutto questo è condensato nel treno museo della stazione di Villa Rosa, dove sono esposti 9 carri merci opportunamente attrezzati, pieni di oggetti di natura etnoantropologica, frutto di donazioni spontanee a titolo gratuito da parte di comuni cittadini. I vagoni merci allestiti a museo sono quelli che componevano un treno che veniva usato dai nazisti per deportare gli ebrei da Roma nel campo di concentramento della Risiera di San Saba, nei pressi di Trieste. Vagoni che oggi custodiscono oggetti della memoria contadina e mineraria e sulla storia dell'emigrazione siciliana. Una realtà che vive grazie all'impegno di un ferroviere, Primo David. Il museo è visitabile da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. È possibile prenotare le visite chiamando il 338 4809 721. Io ero venuto qui nel maggio del 1992 per chiudere questa stazione, perché il mio compito ufficiale, allora ero un ferroviere, come capogestione dovevo chiudere e inventariare tutto quello che c'era in biglietteria. Arrivato a Villa Rosa si è fermato tutto, dicendo che si poteva fare di più per questa comunità, coinvolgendo gli emigranti che vivono soprattutto in Belgio e in Germania. Ho fatto abilitare la biglietteria al servizio internazionale, mettendo biglietti per l'estero, auto al seguito, vagone letto, un contingente di posti prenotati per i treni per Roma Termini e Milano Centrale. E da qui è scattata la molla per diventare una stazione commerciale. Sicuramente l'inizio non è stato facile, però quando si ci crede in certi valori, in certi obiettivi, sicuramente prima o poi si arriva al traguardo. Oggi il treno museo di Villa Rosa è diventato un simbolo nel territorio, ma soprattutto quello che è importante, l'80% dei turisti che arrivano a visitare il nostro treno museo arrivano tutti in treno. E questo per me è fondamentale, perché il treno è civiltà. Un treno, quando si sposta da un lago all'altro, porta cultura. Là dove c'è cultura c'è turismo, e in una terra baciata dagli dèi come la Sicilia, sicuramente le ferrovie hanno un ruolo importante.